Dicevo, un appuntamento importante questo, che segna una tappa, diciamo, storica per la nostra città. Non voglio enfatizzare questo momento, ma di fatto così è. E ne siamo come amministrazione molto orgogliosi di aver, insieme ad altri attori, messo su questa iniziativa. È un'iniziativa che va a arricchire quello che è il mondo di servizi che è questa città così piccola, assessore, però ricca realmente in servizi per l'intero territorio cilentano, offre da tanti, tanti decenni, fanno parte della propria storia. Con questo incubatore che nasce, vi ripeto, da quella che è un'iniziativa pubblico-privata, si vuole offrire al giovane non solo di Valle, in verità, del Cilento, ma oserei dire anche del parco, essendo un'iniziativa innovativa ed esclusiva anche, ringraziando Dio, c'è solo questo tipo di incubatore in questo nostro territorio. Si vuole offrire ai giovani, dicevo, la possibilità di poter realizzare quelle che sono le proprie idee, i propri sogni. È un incubatore di impresa che vuole sollecitare l'economia, sollecitando e facendo venire fuori quello che è l'impresa, la capacità del giovane di fare impresa. È un momento, diciamo, importante questo qua, che coinvolgerà in questi luoghi, in questa location molto, molto bella, dei tutor, chi seguirà i giovani in quelle che sono le proprie idee, aiutandoli proprio a farli compagnia nel percorso per fare in modo che questa idea diventi una realtà. Questi spazi che prendono il nome di co-working, il modo nuovo di studiare, di studiare fare impresa, di guardarsi intorno da parte del giovane, rappresentano certamente una sfida importante. Dicevo, una sfida importante sia per il giovane che per le imprese, a cui è richiesto un'unica cosa, il cambio di mentalità. Molto spesso noi siamo abituati, ahimè, a pensare al mondo del lavoro come il mondo del lavoro fatto dal cosiddetto posto fisso, lo statale, e con un impegno anche minimale da parte di alcuni di noi. Oggi invece è richiesta un'inversione proprio di tendenza, è quella che il giovane deve prendere la sua idea e svilupparla. Questo vuole essere questo incubatore di impresa per noi. Dicevo che accanto a quelli che sono i fondatori, diciamo, di questo incubatore di imprese, ve ne saranno altri. Nei prossimi giorni saranno stipulati accordi con partner importanti nel tutoraggio, nella ricerca scientifica, e mi auguro anche negli istituti di credito, perché abbiamo bisogno appunto che gli istituti di credito del posto possano finanziare questi tipi di opere, perché se no non camminano bene insieme. Infine, concludo. Volevo dire che questa sfida si inserisce in altre due grandi sfide che lanciamo alla città in questi mesi di amministrazione, per sollecitare lo sviluppo economico, per sollecitare una via d'uscita a questa crisi che attanaglia anche questo territorio. Ed è quello del polo fieristico che è in attesa, siamo oramai già pronti con un progetto innovativo insieme ad altre istituzioni, che lo renderà un attrattore culturale, un attrattore che solleciterà lo sviluppo economico. Insieme a questo lo faremo anche a Sistema Cilento. Insieme a Sistema Cilento abbiamo messo su un'altra importante iniziativa che in un certo qual modo va ad abbracciarsi a questa qui, che è quello di Public Hub. Mi piace ricordarla anche in questa occasione, anche se un pochino, diciamo, lontana di fatto da quello che stiamo facendo oggi, però mi piace ricordarlo. Abbiamo avuto il coraggio di che la determinazione, 3-4 comuni, Novi, Cannalonga e Castelnuovo, sollecitati da Sistema Cilento, a mettere in comune i nostri terreni demaniali e offrirli a tutti i giovani che vogliono fare impresa. Tra qualche giorno, grazie all'impegno anche di Rosario Liguori, che se ne occupa direttamente, saranno consegnati i primi terreni ai nostri giovani imprenditori che vogliono fare impresa. Questo è un racconto di una vita amministrativa che è sempre dura in questo momento difficile,
ma che è ancora più bella perché è sollecitata dall'esterno, è sollecitata a dare delle risposte sempre più esigenti a quella che la richiesta, le richieste che vengono dalla nostra comunità. E ritornando all'evento di oggi, questo rappresenta, diciamo, una sfida per tutti coloro i quali hanno con coraggio, passione, però innanzitutto perseveranza, perché bisogna avere la perseveranza, di guardare al futuro con coraggio, fiducia, quello che diceva appunto il Vescovo. E poi siamo sicuri, siamo consapevoli che alla fine la sfida, come tutte le sfide, fanno uscire le cose migliori che ognuno di noi ha nel proprio cuore e nella propria testa. Saluto tutti i presenti, gli amministratori, i professionisti, i giornalisti, in particolar modo Sua Eccellenza, per essere qui presenti oggi in un importante momento che veniva sottolineato per la sua valenza anche, diciamo, tra virgolette, storica per il territorio, che rappresenta sicuramente un momento importante perché cerca di scommettere, perché guardate, è una scommessa complessa, difficile, non è che dietro la porta abbiamo soluzioni da vendere facilmente, dobbiamo essere con i piedi ben messi a terra, però con la giusta ambizione, con la giusta voglia di fare, vorremmo cercare di offrire insieme alla partnership che è stata ben rappresentata da chi mi ha preceduto. Un contenitore culturale che guarda all'impresa, che guarda all'innovazione, che guarda al mondo del digitale, che è il futuro. E quindi questo contenitore rappresenterà di fatto un momento di riferimento per i giovani del territorio e non solo, e quei giovani che molto spesso hanno l'idea e che timidamente hanno paura pure di dirla all'amico perché è troppo strana, è troppo difficile e complessa da realizzare. Mentre molto spesso dietro quell'idea ci può essere il suo futuro, ci può essere l'idea di una grande impresa che può dare lavoro, che può dare soddisfazioni allo stesso giovane. Quindi noi dobbiamo cercare di far venire fuori queste idee e cercare di dare e offrire al territorio un contenitore che, come avete visto o vedrete tra qui a poco, rappresenta anche dal punto di vista storico, architettonico, per la sua valenza, per la sua forza. Diciamo, un appeal fortemente diciamo, considerevole ed importante. Questo progetto è stato ben illustrato dal sindaco, nasce da una sinergia pubblico-privata e questo rappresenta una unicità, penso, senza esagerare, addirittura del meridione, perché la pubblica amministrazione molto spesso sono scollegate dal mondo privato, mentre qui si sta sforzatamente dialogando, che secondo me è il percorso dove bisogna andare. Siamo un nuovo contenitore che vuole essere inclusivo, non vuole essere esclusivo, non vuole escludere nessuno, anche abbiamo il piacere e la volontà di includere le esperienze che ce ne sono, diciamo, nel territorio, che tendono di fare a loro modo innovazione, che cercano di dare supporto ai giovani professionisti. Avrei tante altre cose da dire, ma diciamo, l'organizzazione della giornata, per avere adesso l'intervento dell'assessore Fascione che ha diciamo, esigenze di mobilità. E la ringrazio tanto perché ha fatto uno sforzo considerevole, è venuta qui col treno e riparterà fra giusto una mezz'oretta col treno perché ha un impegno istituzionale importante, però lei ha voluto essere qui presente per significare l'attenzione della Regione che sta lavorando molto bene con la Presidente De Luca e presente anche l'Assessore Matera al Turismo. E in particolar modo nell'innovazione si sta facendo un lavoro importante, sta mettendo insieme tutti i player regionali, li sta connettendo con quelli nazionali. Spero che esca presto anche questo momento di disponibilità finanziaria che ci consentirà anche di avere il giusto risposto e giusta attenzione. Guardate, questo è un contenitore nuovo, culturalmente molto innovativo, dove noi ci auguriamo che unendo le attività di mentorship a quella dell'education, purtroppo oggi non è presente, vi ruberò giusto un secondo perché chiamerò in diretta perché vuole fare un saluto il dottore Iervolino, il quale purtroppo per un lutto familiare stava venendo, è dovuto rientrare a Napoli, rappresenta quello, stavo dicendo, dell'education un altro aspetto fondamentale, cioè noi siamo in un territorio, ma non solo il nostro territorio, e Valeria Fascione ce lo può sicuramente confermare, dove
la nostra capacità di fare impresa, quindi la nostra cultura di impresa, la nostra capacità di fare innovazione non è al massimo, e quindi su questo c'è un lavoro forte da fare, e anche su questo proveremo a fare uno sforzo come contenitore, come incubatore di impresa, che forse è ancora meglio per rendere il senso, io preferisco chiamarlo facilitatore di impresa, perché è un luogo dove si facilita l'incontro del mondo che vuole nascere come impresa e le imprese che già esistono. Noi abbiamo, faccio un rapido cenno, anche delle esperienze locali di start-up importanti, abbiamo degli start-upper di livello nazionale, qual è Dacundo, qual è Esposito, che sono di Vallo, che sono cilentani e che sono già stati contattati e sono disponibili ad essere nostri mentor della struttura, e che li avremo qui con noi. Abbiamo da ultimo una startup che è nata da Shea Reception, c'è un fermento, ci sono anche altre iniziative di altri amici che vedo in sala che lavorano su questo, c'è tutto il livello della classe professionale che è molto attenta all'innovazione, vedo il presidente dell'ordine dei commercialisti con i quali abbiamo pure già iniziato, che è un corpo professionale importante. C'è un lavoro che va fatto, va messo a sistema, questo vuole essere il contenitore di riferimento aperto a tutti, e con il contributo di tutti io ritengo che riusciremo a fare un buon lavoro. Buonasera, scusatemi se do questa accelerata, però insomma era meglio venire per poco e comunque condividere con voi questo bel momento che magari invece avere l'opportunità di farmelo raccontare, ma non sarebbe stata la stessa cosa. E poi avevo promesso che sarei stata qua, e quindi insomma veramente mi fa piacere condividere questo bel momento. Saluto Sua Eccellenza e ho apprezzato moltissimo il discorso del sindaco, si vede tutto l'entusiasmo e devo dire la visione strategica che c'è rispetto a questo progetto, e anche le belle parole del presidente della fondazione che hanno sottolineato come cultura ed educazione sono alla base per delle nuove politiche di sviluppo. Oggi ad esempio sul Mattino c'era un bel articolo sulle start-up in Italia, in Campania in particolare, credo che l'avete letto tutti, questo per dire come questo tema sia sempre più centrale, e non tanto perché è un tema di moda, anche la mia delega, alcuni, come ha detto anche prima il presidente Iervolino, sono l'unica assessore alle start-up, questo non perché volevamo essere alla moda o smart, ma perché effettivamente le start-up sono delle leve per lo sviluppo. La mia delega è startup, innovazione e internazionalizzazione. Su queste tre leve in molti territori ci si è giocato il futuro, e dopo la crisi questa cosa è stata sempre più forte e molto dimostrata in più contesti territoriali. Chi ha puntato sull'innovazione, chi ha puntato su un'apertura, su una diversificazione dei mercati, su una dimensione più di tipo internazionale, sono quei paesi, quei territori che ce l'hanno fatta. E l'altra cosa che è sempre più importante è che oggi come oggi l'innovazione e la competitività non è più a base paese, ma è a base territorio, cioè ci sono gli hub dell'innovazione che mettono insieme competenze, mettono insieme finanza pubblica e privata, mettono insieme la capacità di saper condividere una strategia, e per questo ripeto è molto bella la visione che ci ha dato il sindaco, con una strategia generale e tanti progetti che insieme focalizzano tutti sullo stesso obiettivo, quindi saper fare networking, finanza pubblica e privata, lavorare sulle competenze, lavorare su dei sensi identitari. Questa struttura stupenda che è stata ristrutturata in modo così bello che oggi tutti possiamo apprezzare dà il senso del valore e della qualità dell'intervento, e anche queste piccole come dire, puntate di innovazione anche simboliche nell'arredamento, nella struttura del canvas che è stata riportata lì, danno il segno che l'innovazione deve diventare un qualcosa che riguarda gli ambienti fisici, riguarda un approccio culturale, anche questo è stato detto, e riguarda anche degli strumenti proprio operativi che ci permettono di fare meglio. Attenzione che il digitale è una leva molto importante, perché ci permette di recuperare anche territori che partono con un po' più di ritardo, possono recuperare in maniera veloce, perché l'innovazione digitale non è incrementale, non è che si fa tutto pian pianino di volta in volta come era l'innovazione di tipo industriale più tradizionale. Oggi parliamo tanto di questa manifattura 4.0 che punta sul digitale, che innova nei sistemi anche tradizionali e permette di fare dei recuperi, dei salti quantici, anche quando non è per forza disruptive, ma comunque ci permette di, ripeto, poter raggiungere dei risultati in tempi minori. E questo Cilento, che si dice che ha ancora delle aree inesplorate di grande potenzialità, ha una fortuna che può avere sia dal punto di vista del territorio pregevole, delle caratteristiche dell'agroalimentare, dei prodotti
prodotti del made in, che tanto ha valore anche in questo mondo, diciamo, più aperto e più connesso, e il turismo, cioè sono dei fattori su cui l'innovazione permette di recuperare del tempo, e sono, diciamo, quando un territorio esprime queste eccellenze, permette di avere una propria identità anche in un mondo più connesso, più globale, dove sembra che siamo tutti uguali e che tutte le cose, diciamo, sono in maniera trasversale percettibili da tutti. Il lavoro che stiamo facendo è, come si diceva, di mettere a sistema questo insieme di soggetti e Sistema Cilento, e anche qui è un'occasione per fare i complimenti al lavoro di Nello, sono uno di quei soggetti nuovi, di quei soggetti che hanno saputo interpretare l'innovazione dal basso, e noi la vogliamo raccogliere, l'innovazione dal basso. Abbiamo dei processi che vengono, diciamo, un po' più guidati dalle università, dai centri di ricerca, delle accademie, che ovviamente hanno come DNA quello di lavorare sulla didattica, sulla ricerca, sulla terza missione e sulla produzione di innovazione e di risultati della ricerca, e noi questo lo facciamo, e il mio ruolo è quello di accompagnare questi processi e quindi prendere questi risultati di un lavoro importante e portarli sui territori. Ma dall'altra parte invece c'è un lavoro fondamentale che nasce spontaneo dal territorio, da strutture come queste, centri di coworking, di incubatori, degli acceleratori, dei makerspace, dei fab lab, di questi luoghi dove l'innovazione si percepisce, si fa scouting, si cattura, ci si lavora sopra con competenza, anche con risorse, e si porta, diciamo, tutto a convergere verso questa visione d'insieme del nostro territorio. Noi puntiamo come giunta a una campagna che non sia solo riconoscibile per gli altri perché abbiamo un territorio bello, abbiamo un patrimonio culturale, perché abbiamo delle eccellenze, e anche dal, diciamo, su quelle leve, come dicevo prima, sull'agroalimentare, che in qualche maniera sono anche già recepite dai più. Noi vogliamo dimostrare che la Campania è un territorio che sa fare innovazione anche sulle filiere verticali. Siamo forti sulle biotecnologie, sull'aerospazio, sui nuovi materiali e su tanti settori, diciamo, con delle potenzialità importanti. Abbiamo un documento strategico che conoscete bene, che è la RIS, è la nostra strategia di ricerca e innovazione, e su questo stiamo lavorando, e stiamo implementando una strategia che si fonda su diversi strumenti. La strategia dell'innovazione si basa come primo step su una delibera di cui forse molti di voi già sanno, che abbiamo lanciato e pubblicato a febbraio, una delibera che sostiene i processi dell'innovazione, anche quelli che vengono dal basso, con 4 strumenti: uno strumento di studi di fattibilità che sostiene chi sull'innovazione ci sta appena provando, chi vuole sostenere, appunto, ha bisogno di supporti per verificare delle intuizioni, appunto con degli studi di fattibilità che permettono ad imprese di acquisire servizi di innovazione. Si compra l'innovazione, si fanno le verifiche di fattibilità e si sperimenta prima di partire con una startup. Abbiamo uno strumento che mi sarebbe piaciuto portarvi già operativo, ma credo, insomma, che sia una questione veramente di ore, che è il nuovo bando per le startup innovative e per gli spin-off. Sono risorse, sono 15 milioni di euro per le start-up. È uno strumento molto nuovo rispetto a quelli che conoscevate in passato. Sostiene macchinari, impianti, attrezzature, quindi attivi materiali, ma anche gli attivi immateriali, tutta la parte relativa alla proprietà intellettuale, ai brevetti, al proof of concept. Sostiene l'internazionalizzazione, sostiene la promozione, sostiene il capitale umano, quindi il personale di cui la startup si dota nel primo anno di attività, e sostiene anche i costi di gestione, tutto finanziato al 65%. Abbiamo anche trovato una modalità molto interessante per coprire quel famoso gap che spesso hanno i giovani imprenditori rispetto alle garanzie che bisogna offrire quando si ha della finanza pubblica. Stiamo chiudendo una convenzione con l'associazione, con l'ABI, con l'associazione delle banche, per avere un sistema sul conto che si chiama, diciamo, con il conto vincolato, cioè noi mettiamo i soldi in un conto, gli imprenditori li mettono nello stesso conto, man mano che si realizzano gli investimenti, fatture non quetanzate, quindi non c'è bisogno di sborsi, ci danno le fatture, noi le vidimiamo e la banca paga. È un sistema molto più fluido, molto che semplifica molto tutte le procedure amministrative, non c'è bisogno di dare l'acconto, la rendicontazione, la fattura arriva, si vidima e si paga. E per voi, diciamo, per i giovani startup, perché non ne vedo moltissimi veramente, stasera stiamo parlando più agli intermediari che ai giovani potenziali startup, però è uno strumento, diciamo, che facilita moltissimo. E poi abbiamo inserito le startup anche nei processi di trasferimento tecnologico, è un bando da 30 milioni di euro che vede le PMI e le startup insieme ai centri di ricerca per fare, appunto, questo trasferimento. Per noi la startup
startup importante perché fluidifica il sistema. Una startup che viene a contatto con la pubblica amministrazione, che viene a contatto con una ASL, che viene a contatto con una grande impresa, accelera i processi di innovazione. Per questo noi la sosteniamo. Non perché vogliamo essere buoni con le startup, perché siamo convinti che le startup aiutano noi, aiutano le pubbliche amministrazioni in particolare, ma anche le grandi imprese a fare prima e a fare meglio. Le grandi imprese per noi avranno uno strumento di contatto con le startup, con la piattaforma di Open Innovation. Anche questa è una, diciamo, è una svolta epocale, perché partiamo dalla domanda di innovazione delle grandi imprese e faremo scouting sul territorio perché le nostre startup e le nostre PMI possono dare risposte concrete a questa domanda di innovazione. E l'altra cosa fondamentale è mettere le nostre startup a contatto con gli hub dell'innovazione e appunto con chi ha domanda di mercato, perché il problema delle startup è il mercato, e per questo abbiamo stretto partnership con SMAU, con la Makersfaire, con Ambrosetti. Adesso portiamo le nostre startup a Berlino, le abbiamo portate in Cina, ce le siamo portate in Iran 10 giorni fa, ce le portiamo dovunque. Ovunque io come assessore all'internazionalizzazione approccio nuovi mercati o vado con delle delegazioni per consolidare anche mercati più forti, più già presidiati, ci portiamo sempre le startup, perché le startup sono il nostro volto più innovativo, sono il nostro volto più giovane, sono il nostro volto più dinamico, sono quelli che ci permettono di presentarci, diciamo, con i risultati dell'ultimo momento. Quando si dice che l'innovazione è veloce, è veloce. Chiedi a delle startup a che punto sono arrivate e loro ti portano l'ultima frontiera dell'innovazione. Anche in sanità organizzeremo il 6 giugno un primo evento di pre-commercial procurement con Soresa, che è il, come sapete, diciamo, il grande player su tutto il sistema sanitario regionale per gli acquisti. Vogliamo che le startup ci aiutino a migliorare anche il sistema della sanità. C'è un bel programma di lavoro con le startup e ci sono strumenti, come c'è stato l'anno scorso il Campanian Hub, che era il nostro strumento per animare il territorio, per raccogliere le idee dal basso. Lo rifaremo anche quest'anno e sono sicura e mi auguro che il sistema Cilento sarà uno dei protagonisti per quest'area. Sono fondi che si danno proprio per l'attività di animazione e per dare risorse a chi si occupa di questo mestiere con fatica giorno per giorno, per potersi sostenere anche la parte consulenziale. È importante avere le competenze giuste. Le start-up lavorano in settori diversificati e le competenze di accompagnamento devono essere diversificate, devono essere in grado di sostenere questi giovani nei diversi momenti di sviluppo. Quindi lo strumento che mettiamo in campo, che è il Campanian Hub 2, dà risorse fino a 80.000 euro per programmi di animazione territoriale, e i soggetti intermediari possono pagarsi sia, appunto, magari un piccolo rinnovo di strutture, di PC e di attrezzature che servono per far lavorare meglio, per funzionare meglio, sia le attività di promozione e di animazione, ma soprattutto le competenze che possono accompagnare lo sviluppo di queste idee. Per noi il capitale umano della nostra regione è fondamentale e non vogliamo lavorare solo, diciamo, in maniera verticale sulle nostre potenzialità, ma vogliamo aprire questo territorio anche ad altri. L'esperienza che veniva citata prima, quella di Apple, dove abbiamo sostenuto le borse di studio per 1.000 talenti in un triennio, sono ovviamente risorse che per il 90% andranno ai nostri ragazzi e gli permetteranno di avere dei percorsi qualificati, certi, precisi e certificati, e poter entrare in questo mondo del digitale molto forti, insomma, con dei percorsi strutturati di certificazione. Ma abbiamo voluto dare le borse anche ai ragazzi che vengono dalla Lettonia, dall'Estonia, dal Madagascar, dal Messico e da tanti altri paesi del mondo, perché la Campania può e deve diventare un hub internazionale di innovazione. Abbiamo le potenzialità, abbiamo dei ragazzi straordinari, è un territorio dove la qualità della vita è incredibile, abbiamo la creatività, le tecnologie, un sistema di università, un sistema di centri di ricerca altamente qualificato. Queste cose, tecnologie, creatività, ovviamente degli strumenti incentivanti, sono le leve su cui si può fare del buon marketing territoriale per la nostra Campania. E ovviamente avere qui sul territorio anche dei giovani ragazzi che vengono da fuori e che con i nostri iniziano a lavorare insieme, fanno delle start-up già internazionali, ci aiuta a dare una dimostrazione, appunto, che vogliamo essere aperti e che vogliamo dare opportunità a tutti, vogliamo essere accoglienti e vogliamo partire dalle potenzialità dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, dei nostri ricercatori, e avere, diciamo, però una visione di lungo periodo.
Non possiamo lavorare pensando a cosa succede domani, perché sennò riusciamo a fare delle cose che hanno una, come dire, un'ambizione limitata. Invece anche qui è stato detto, dobbiamo essere ambiziosi, abbiamo le potenzialità e siamo anche inizio di programmazione, come vi dirà anche il collega Corrado Matera, siamo in un momento in cui si inizia questa nuova programmazione, abbiamo risorse, la visione la condividiamo, cerchiamo di condividerla sempre e anche di fare un fine tuning man mano che il territorio ci orienta. Se noi sapremo ascoltare bene il territorio e le vostre esigenze, sapremo sicuramente spendere le nostre risorse con maggiore efficienza e maggiore efficacia, e questo sarà un risultato, appunto, è una sfida vinta per tutti noi. Scusatemi se vado via prima, ma ripeto, è stata comunque una bella occasione per fare lo start-up di questo centro insieme. Grazie ancora e complimenti. Avere una buona idea non significa fare impresa, in particolar modo non significa lanciare una startup e lanciare quindi l'impresa del futuro, perché dalle startup di fatto poi nascono le nostre imprese. L'obiettivo di Mediterranean Factory è principalmente uno, quello di guidare i ragazzi, le startup, in un percorso di crescita, ma in un percorso di crescita molto pratico, molto operativo. Si esce dall'università, si ha una preparazione teorica, si ha una buona idea. Dalla creazione di un'impresa c'è un gap. L'obiettivo della Mediterranean Factory e dell'iniziativa che ci siamo proposti è quello di andare a colmare un gap che di fatto è importante, ma allo stesso tempo ci dà lo strumento per il ragazzo di poter colmare quegli obiettivi pratici, operativi, che di fatto nel fare impresa sono fondamentali. Noi ci siamo posti un obiettivo importante, anche quello di dare delle linee guida, che sono linee guida prevalentemente legate al territorio e al territorio legato al Cilento e al turismo digitale. Lanciare idee nel digitale, quindi piattaforme digitali che permettano, con uno strumento che può essere appunto una piattaforma, un sito web, ma delle anche app che permettano poi di lanciare il settore del turismo digitale e dell'agroalimentare. Ad oggi siamo in un periodo anche storico importante, perché il digitale e l'hub della Mediterranean Factory, che permetterà ai ragazzi di inserirsi in un percorso non soltanto nazionale ma anche internazionale, perché con il digitale siamo in grado di entrare nelle case di tutti, siamo in grado di raggiungere moltissimi target e moltissimi interlocutori. Ad oggi questo è il nostro obiettivo. Vogliamo e guideremo attraverso percorsi di mentorship i ragazzi, gli start-up, anche i giovani professionisti in questo percorso di crescita, in un percorso di crescita per poter poi diventare le imprese industry del domani. Diamoci quindi un obiettivo anche noi tutti di raccolta di giovani del territorio, allo stesso tempo legati però con l'obiettivo comune di portare delle esperienze, come in questo caso, di successo e di sviluppo dei giovani del domani. Saluto Sua Eccellenza, il Sindaco, i sindaci presenti, tutti voi. Permettetemi di congratularmi sia con Sistema Cilento per aver organizzato queste iniziative, anche con il Presidente Paesano per aver recuperato questo immobile che davvero è un gioiello. Io lo ricordo quando eravamo insieme a Natalino Barbato e Peppe Tarallo, questa era la sede prima dell'ASL e poi successivamente era la sede del parco, un recupero importante, una sede dignitosa per un incubatore di imprese. Io penso che sia questa è un'iniziativa di grande importanza, di grande pregio. L'incubatore di impresa è un'occasione per poter far sì che tanti giovani si avvicinano al mondo dell'impresa, per cui io ritengo che sia davvero importante, così come va messo in evidenza, lo diceva il sindaco prima, è una tappa storica ma anche unica. Questo io penso che sia uno dei pochi, sicuramente a sud della provincia di Salerno, penso che sia il primo incubatore di impresa, così come penso che sia forse, lo dicevo anche con la Fascione prima,
Io penso che sia l'unico incubatore di impresa che mette insieme pubblico e privato. Questa di fatto deve essere nella prospettiva la vera sfida della prospettiva. Così come penso che sia importante focalizzare l'attenzione su quelli che devono essere i grandi attrattori e le grandi occasioni di sviluppo di questo territorio. Abbiamo parlato di turismo, abbiamo parlato di agricoltura, che ci sono diciamo, sicuramente i punti grandi di partenza, i momenti di grande riflessione. Passando per la formazione e concentrando molto sulla digitalizzazione. La dottoressa metteva in evidenza il dato, che ritengo sia importante, che alcuni territori, anche se oggi sono indietro rispetto ad altri, in considerazione di tutto quello che hanno, il Cilento è nelle condizioni di mettere in pista grandi occasioni di sviluppo, io penso che attraverso la digitalizzazione può davvero provare a cambiare passo e dunque diventare sicuramente un territorio di primo piano. La collega Fascione ha messo in evidenza la programmazione che siamo in modo particolare sul discorso dell'innovazione. Ci saranno grandi opportunità e questo deve essere il sistema Cilento, questo incubatore deve essere ben attrezzato per cogliere tutti questi strumenti e fare in modo che attraverso le start-up di fatto si possa migliorare anche la qualità dei servizi e anche la vivibilità dei territori. Io cercherò queste sono quelle occasioni sicuramente importanti che permettono agli amministratori di raccontare le cose che si fanno, cosa stiamo facendo. Io nel caso di specie come assessore regionale quello che stiamo mettendo con il presidente De Luca in pista. Queste sono davvero delle occasioni importanti per raccontare quello che si sta facendo e quello che si vuole fare. Partendo da un dato che ritengo che sia importante, è un cambio di rotta rispetto al passato per quanto riguarda il turismo, che in passato era visto come un settore a sé stante, con un portafoglio che doveva essere anche consistente, che doveva essere necessariamente speso, ma che di fatto però non si era mai riconosciuto al turismo quel ruolo che merita, cioè quel ruolo di grande centralità e di grande trasversalità che in una regione come la nostra, che di fatto per tutto quello che ha, di fatto deve essere solo ben organizzata, merita. Questo è quello che stiamo provando a fare in Campania, riconoscendo al turismo quel ruolo di grande centralità e di trasversalità che merita. Lo stiamo facendo attraverso una legge regionale, un codice, insomma, chiaro che io penso che l'ultima legge che fu approvata, la 18 del 2014, impiegarono anni per approvarla, per cui con le difficoltà, ma speriamo di arrivare velocemente a questo risultato, questo ruolo di centralità del turismo, che poi viene messo ben in evidenza attraverso un piano strategico regionale che finisce per essere un momento di grande condivisione tra tutti gli assessori interessati. Perché il turismo funziona se i trasporti rispondono, il turismo funziona se l'agricoltura si collega bene, se la formazione viene ben fatta, se i depuratori funzionano. Questo è il piano strategico che noi proviamo ad immaginare e che vogliamo, diciamo, indicare come cambio di rotta rispetto al passato. In attesa di tutto questo però, già dei risultati li abbiamo messi in pista, degli accordi con gli altri assessori, mi riferisco alla mobilità, con la quale stiamo provando, cioè o meglio abbiamo già deliberato un primo impegno, quello sul metro del mare, che probabilmente quest'anno forse partirà, forse, spero di no, ma ove mai dovesse partire con qualche giorno di ritardo, però c'è una novità, che c'è un impegno, una delibera, che per 4 anni, per cui diventa sicuramente un'occasione di certa di collegamento tra Capri, Napoli e fino a Sapri, passando per il Cilento e la costiera amalfitana. Penso che questo sicuramente è un risultato importante. Altra iniziativa importante la stiamo facendo anche per quanto riguarda la mobilità turistica sul ferro. Stiamo provando in queste ore, speriamo di riuscire ad ottenere una risposta positiva, anche a far sì che il Cilento possa giocarsi una partita rilevante per quanto riguarda il Frecciarossa, cioè l'alta velocità fino a Salerno e dunque con il Frecciarossa fino a Sapri. Bisogna dire con chiarezza però
questo lo diceva il sindaco prima, bisogna guardare alla prospettiva però con occhi nuovi, cercando di mettere, cercando di eliminare però molto spesso quei campanili, quelle stupide lotte che non creano altro che impoverimento ad un territorio che invece ha tanta forza e che vuole davvero giocarsi una partita importante. Anche con la formazione abbiamo raggiunto degli accordi, speriamo di mettere in pista un programma significativo che prevede una riqualificazione del personale e che ci permette anche di fare in modo che la stagione possa essere allungata, perché il problema, uno dei problemi che oggi noi abbiamo in questo territorio è che al 31 agosto l'estate è finita e si pensa al prossimo anno. Speriamo attraverso una operazione che prevede anche una formazione di alcune categorie, speriamo anche di mantenere poi le strutture aperte per fare in modo che possiamo anche sperimentare seriamente il discorso della destagionalizzazione, cercando di catturare anche flussi turistici che sono interessati non solo al periodo estivo, ma sono interessati anche ad altri periodi dell'anno. Questo è quello che noi stiamo facendo in accordo con gli altri assessori, che sto facendo in accordo con gli altri assessori, partendo da un dato che ritengo sia importante, quella della centralità e la trasversalità che il turismo deve avere. Ma nell'immediato, io penso che già nella giornata di domani, però saranno pubblicate anche altre delibere che vedono che hanno un obiettivo e insomma, ritengo che hanno molto significativo, è quello di vendere all'esterno il brand Campania. Perché il problema che negli anni passati è anche esistito è che si è pensato troppo forse ai grandi centri, cioè si è puntato molto su Capri, per fare un esempio, ma non si è considerato che il Cilento ha delle potenzialità che non sono state mai espresse. Allora noi dobbiamo immaginare un brand Campania che sia nelle condizioni di far capire che la Campania può essere vissuta per l'intero anno. Esiste il periodo estivo, il mare, esiste il verde. Colgo l'occasione per salutare il presidente della comunità del parco, questo territorio è anche sede del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, e il dottore Barbato, anche componente del Parco Nazionale. E così come ci sono tante altre occasioni. Con il Vescovo parlavamo prima degli itinerari religiosi, su questo stiamo lavorando, c'è un progetto che interessa, che parte da Avellino, ma che interessa la Campania. Ci sono le condizioni per far conoscere i tanti itinerari. Sarà un progetto che sarà i cammini della fede e che interesserà un poco tutto il territorio. Questa è la Campania dei centri storici, del mare, dell'enogastronomia. E la Campania, ma questa deve essere però portata avanti con un progetto chiaro che metta in evidenza il brand Campania, la Campania che può essere vissuta per l'intero anno. Io ritengo, molte volte sono anche i momenti di contrasto, io ritengo che ai grandi attrattori bene abbiamo fatto, che abbiamo dato forza a Napoli, a Capri, cioè i finanziamenti passati sono andati tutti in questa direzione, però io penso che sia arrivato il momento di fare in modo che i grandi attrattori diano forza alle aree interne. Questo stiamo lavorando, un collegamento forte tra i grandi attrattori e le aree interne. Non sono chiacchiere ma sono fatti concreti, basta pensare al metro del mare, il collegamento tra Capri e Sapri, due mondi diversi, come le tre certose, il collegamento tra Capri, Napoli e la certosa di Padula, ed ancora come il treno storico, il treno dell'archeologia che probabilmente sarà messo in pista velocemente, che collega Napoli, Pompei, Pestum e probabilmente stiamo vedendo di inserire anche Meri. Questa è la svolta, cioè questo territorio deve uscire dall'isolamento attraverso queste cose. Ma il dato che ritengo che sia però fondamentale e importante è raggiungere quella parte sociale, perché diversamente la lotta finisce per essere una lotta tra poveri e non crea una condizione per una crescita concreta che invece questo territorio merita.